Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Siamo sull'isola e come vi avevo già detto nell'episodio di... Ah, maledizione! Nell'episodio di Ark di Ragnarok, un paio di episodi sono andati perduti purtroppo, ma nell'unico episodio che avevo registrato di questo affare qua, avevo preso questo. Un pterizinosauro con una stupida quantità di attacco, 400 di base, che ho scoperto dopo aver fatto il calcolo su delle statistiche, essere una cosa oscenamente alta. Non è un attacco, è una follia di attacco. E quindi sì, ne sono rimasto molto contento. Decisamente molto contento, ho bisogno di più uova di Rex, quindi qua c'è... sposto l'altra. No, perché... che ci fa un uovo di Rex qui? No, perché mi serve di lì perché poi devo fare il breeding appena trovo qualcun altro. Allora... oggi... allora, ho fatto un po' di... calcoli. E ho notato come i... cos'è? Ah, no, superior, allora devo fare le regular. Come i... sì, ce ne ho. Come i Baryonyx, avevo detto nella puntata scorsa purtroppo, siano molto... effettivamente migliori delle tigri che all'inizio pensavo di fare con le tigri le caverne, però a sto punto penso che ci dedicheremo alla caccia di Baryonyx, ma prima di dare la caccia alle creature della palude ho bisogno di andare a dare la caccia a creature marine. E di queste creature marine, quella di cui ho più bisogno necessita queste crocchette ed è niente meno che il basilosauro. Quindi sì, mi farò un po' di roba di... dov'era più? Armatura. Armatura subacquea. Ho bisogno di un bel po' di chitina e cheratina, un po' di pelle. E soprattutto di alta, urca quanto altro polimero. Quindi sì, per fortuna, grazie alle mie acatine, ne ho ben due, il problema pasta cementizia è diventato relativamente non un problema. Perché adesso queste me ne produrranno costantemente. Quindi al limite dovrò solo aspettare un po'. Certo, dovrei prenderne di più per avere come si deve la fabbrica, diciamo, di per avere una produzione come si deve. Ma penso che qualcosa per ora si possa iniziare a fare. Quindi iniziamo un po' con il... dov'è? Allora, ho bisogno di un centinaio di questi con cui poi posso fare. Ho solo bisogno di fibra e chitina e cheratina. Quella è abbastanza facile da prendere. Non è affatto un problema. Qui ne ho un poco. Qua ho tutta la fibra che mi dovrebbe servire. La pelle, prendo del metallo extra. Vediamo un po' se qui è avanzata della... quanta bella roba! Ok, allora... Tu e tu. Te. Ok, allora, dicevamo armatura sub 1, 2, di questi qui ne dovrò fare un po'. No, ok, vabbè.
No, vabbè, sì. 9 mi sa che servono. Aspetta. Però ne faccio 5. Qui invece cos'è che manca? Altro polimero. Composti. Armatura. Sub. E tra non molto mi faccio anche questo. Allora, quindi oggi qual è il nome della puntata? Probabilmente Megalodonti. Non ho abbastanza crocchette tra superiori e eccezionali per prendere un po' di Megalodonti. No, voi mi servite perché devo fare la... Poi dovrò fare tutti i proiettili, tutta la polvere da sparo, quindi non mi serve molto altro. Per il momento però non dovrei avere bisogno di molto altro, anzi dovrei avere fondamentalmente tutto una volta che anche lì è tutto pronto. Quindi direi che ci rivediamo appena ho intrapreso le vie del mare e troviamo un qualche bel megalodonte da acchiappare. Ed eccoci qua con Mirtilla e tutto il necessario per la nostra avventura. Taniche d'ossigeno in abbondanza, ho proiettili, ah no, ho dimenticato i proiettili, ora li prendo. Cibo, acqua direi che non è un gran problema. E le crocchette sia per un megalodonte che per tutti i basilosauri possibili. Quindi ora devo solo prendere i dardi narcotizzanti che mi sono dimenticato, che possono sempre essere utili. E beh, direi che ci rivediamo non appena trovo qualcosa di interessante da proporvi. E non penso che ci vorrà molto. Tu non hai ossigeno, giusto? No, perfetto. Ok, si va. Ho tutto il sangue alla testa, mi gira la testa. Ma aspetta un secondo. Quell'affare lì è quasi morto. Mi è venuta una pessima idea. Mi è venuta un'idea assolutamente pessima. Ma forse posso ammazzarlo. Se è solo di livello 15, non dovrebbe neanche essere troppo difficile. In fondo stava morendo sotto gli attacchi di Mirtilla e mi farebbe comodo perché mi serve la sua roba. Ok. Diamo un po' di vita a Mirtilla. Se mando Mirtilla all'attacco e io mi la supporto con la balestra, posso prendermi le perle nere che avrà sicuramente addosso non so se vedete un attimo, che io ci vedo bene, voi non lo so. Se curo Mirtilla, e Mirtilla l'aveva quasi ammazzato, e offro supporto con la balestra, posso facilmente eliminarlo. E come già detto, sono... hanno perle nere.
e altra roba interessante addosso. Ok. Ok. Fatti sotto. Vieni avanti. Vieni. Oh sì! Oh! Da già ho la miseria. No, 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 no. Un altro 90 e un chi se ne frega. Mi frega della borsa del Tuso perché mi serve che dovrebbe essere una di queste. Ah! Una di quelle lì. Una 45, niente di che. Dovrebbe essere questa. No, allora è questa qua. Ok. Perle nere, petrolio, substrato assorbente e tutto il resto che mi serve. Perfetto. Ok. Devo buttare via qualcosa, però. Le perle nere però mi servono quanto sono fuori peso, no? Ok, va bene. Ok, ci vediamo quando lei è sveglia e quando trovo un basilo. Ecco, ora si va decisamente più veloce. Così si ragiona. Però devo decidermi a eliminare tutte queste maledette meduse. Adesso sì che con qualcosa con decisamente più peso, relativamente, ma soprattutto più velocità di movimento, possiamo andare in giro a cercare basilosauri. Quindi, beh, ci rivediamo non appena io e la mia signora. Ops, io e la mia signorina saremo andati quanti in un clay ostey. A me piacciono da matti, sono solo lenti come l'anno del mai, ma hanno i loro utilizzi, però fanno schifo questi. Ok, ci rivediamo quando trovo un basilosauro decente. Ok, la ricerca non sta andando bene. Oh mamma! Un alfa! Porca di quel! Oddio! Oh no 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 no, un megalodonte alfa no! Oh, non ho la stamina! Avvicinati alla spiaggia, avvicinati alla spiaggia! Miseria. Ok, la possi. Ok, per ora non mi sta mordendo. Ma la miseria. Pure l'alfa ci mancava. Fortunatamente sono vicino a Dryos Cove, o come cavolo si chiama, e so che lì dentro gli alfa non ci si infilano.
Oh, la miseria. Ok. Penso che il piano che era, mi prendo un megalodonte per andare in giro diventa mi faccio uno stuolo di megalodonte. Oh, infatti. Ah, si ferma qui. Ok. Sì, il piano è diventato da andiamo a caccia di un basilosauro o una coppia di basilosauri che non, ovviamente non ho trovato finora. Prendiamo un esercito di megalodonti oppure un bel mosasauro grosso e andiamo in giro con quello. Ah, quanti ricordi. Sì, Dryas Cove si chiama questo posto. Ah, santo cielo. Ok. Molto ok. Sì, penso che mi limiterò a fare le cose per piano 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 e mi limiterò prima di tutto a farmi un esercito di megalodonti con cui non dovermi preoccupare di nient'altro. Oppure prendermi un bel mosasauro e poi vado a caccia di Basilo. Oh, mamma mia. So che. Il fatto è che su questi su quest'arca trovare la roba di livello alto è un incubo. Quindi per il momento. Per il momento io vi saluto perché non ce la faccio più a registrare. Oh, mamma mia, me ne dovrò tornare a casa, cercare dei megalodonti di livello alto, fortunatamente ammazzare i megalodonti con questo megalodonte è relativamente facile, farli riprodurre finché non ne ho abbastanza, e poi andare a caccia con un semplice, sterminiamo qualsiasi cosa ci sia di in giro finché non spunta fuori qualcosa. Ergo sarà una cosa lunghissima. Va bene, per il momento ci salutiamo qui e ci rivediamo alla prossima. Ciao!